Buongiorno, e anche oggi mi sono totalmente dimenticata di farvi vedere la parte del make-up che ultimamente vi sta piacendo tantissimo e mi chiedete tipo sotto ogni vlog di farvi vedere che prodotti sto utilizzando. Tra l'altro, soprattutto per la base, in realtà solo per la base, effettivamente li ho cambiati, però mi sono totalmente dimenticata anche oggi perché ero al telefono, quindi io di solito sto con l'auricolare al telefono, ne approfitto per truccarmi, eccetera. Quindi tempo di finire la chiamata nel mentre ho finito anche di truccarmi, quindi pazienza. Però vi faccio vedere che prodotti sto usando. In realtà non ci sono particolari cose diverse che faccio, però allora la base è sempre la stessa, quindi correttore di Huda Beauty, addirittura si è cancellato il nome, però è il cookie qualcosa, questo qui è quello che ormai sto usando da quasi un anno e mi trovo benissimo, però sotto vado a utilizzare sempre questo qui di MAC, che è quello che avevo preso una delle prime volte che ero stata a fare una recensione in cui mi facevo truccare, mi era piaciuto e l'avevo preso. È molto molto chiaro, considerate che la tonalità adesso non la mette a fuoco, però è A58. E va benissimo come base. E secondo me sta rendendo un po' più del solito perché adesso vado a schiarire anche questa zona qui dell'interno dell'occhio che nel mio caso è molto molto scura. Però la cosa che ho cambiato più di recente è il fondotinta. Questo qui l'ho preso da Sephora tipo 2 settimane fa quando ero a Milano. È un fondotinta di Kat Von D, ogni volta non so pronunciarlo. Ed è un fondotinta nuovo perché tipo è liquido, però quando l'ho andata a stendere diventa quasi con la consistenza di una polvere. Io ho preso la tonalità medium 027, che effettivamente sul polso era perfetta, sul viso forse è leggermente chiara, ma lo uniforma benissimo. E poi quella subito dopo mi sa che era troppo scura. E questa è la cosa che ho cambiato nelle ultime 2 settimane, oltre al mascara che però ormai sto testando da un po' di tempo. Questo qui è quello di Too Faced, il Damn Girl, che inizialmente mi avevano inviato loro e poi sono andata a ricomprarlo. E sembra incredibile, ma è riuscito addirittura a battere il Better Than Sex, una cosa che non succedeva da millenni. L'unico problema è che ho notato che si secca parecchio, però non vorrei che fosse stato dovuto a come l'ho conservato io, quindi questa volta ci farò più attenzione visto che l'ho ricomprato tipo una settimana. L'ultima volta quando ero a Milano a fare il video con Andrea, quindi tipo l'ho ricomprato neanche una settimana fa e adesso ci faccio bene attenzione a chiuderlo, a non fargli prendere troppa aria, perché l'unica pecca che avevo notato era quella. Come palette, eccetera, o uso quella di Huda Beauty oppure quella di Chiara Ferragni. Oggi, per esempio, ho usato questa. Comunque, adesso le uniche cose che mi restano da fare sono i capelli e il rossetto, che poi anche in quel senso sto usando sempre lo stesso ultimamente, è la tinta labbra di Huda Beauty. Dopo mi ricordo di farvela vedere, però è quella che uso ormai da un paio d'anni, credo. Solo che vado a periodi e l'ho riscoperta da poco. Per fare i capelli, invece, vado ad utilizzare la spazzola Pro Gloss Perfect Finish di Revamp. Allora, questa qui ha la temperatura regolabile che va da 150 gradi a 210. Noi la mettiamo a metà e la cosa fighissima è che ha le setole praticamente che sono totalmente retrattili. Spero che questa cosa si stia vedendo e quindi diventa ancora più facile andare a creare il mosso o comunque il boccolo sui capelli. Vi avevo fatto l'unboxing sia di questa che degli altri prodotti Revamp, se non sbaglio, nelle Instagram Stories. Anche perché hanno un pack che è veramente qualcosa di favoloso. Questa qui, per esempio, è la confezione della spazzola che andremo ad utilizzare adesso. E quello che c'è scritto qui sulla confezione è che ha argan, cheratina e cocco che aumentano ulteriormente e garantiscono la morbidezza del capello. La cosa positiva, tra l'altro, è che si scalda super in fretta, che è una cosa che di solito difficilmente succede con questo tipo di spazzole, ma in realtà devo dire che mi stanno piacendo tutti i prodotti. Praticamente mi hanno inviato, avete visto anche su Instagram, tutta la linea proprio in occasione di questa collaborazione, quindi sto testando un po' tutto. Questa qui è fantastica perché praticamente fa lo stesso effetto della spazzola e del phon, che purtroppo è una cosa che io non so, cioè quello del parrucchiere, io non sono mai mai riuscita
a realizzare quel tipo di effetto da sola, non riesco proprio, cioè mi incasino anche solo con le mani, questo perché sono in Branation. Quindi un prodotto del genere fa sicuramente al caso mio. Poi il fatto di avere comunque le setole retrattili, secondo me, è fantastico perché aiuta anche una volta che si è formato il boccolo ad andare proprio a mantenere il capello rimuovendolo però dalla spazzola. E fa appunto questo effetto molto molto naturale, un mosso delicato che secondo me tra l'altro è perfetto per quando utilizzo il cerchietto. Ultimamente mi dite sempre che i cerchietti mi stanno bene, che è una cosa che avevo abbandonato da anni, però da quando me l'avete detto li ho praticamente riscoperti e li sto usando tantissimo e mi piace proprio metterli anche con il capello mosso, un po' per tornare alla mia fase Blair Waldorf. Ok, adesso che ho aggiunto il cerchietto di perline, questo qui è quello che avevo preso, boh, un po' di tempo fa da Zara, sicuramente ve l'ho mostrato in un video haul. Il risultato mi piace tantissimo. In realtà mi sono trovata anche molto bene con il phon. Questo qui è il Revamp Pro Gloss 5500 che vi mostravo sempre anche su Instagram. Adesso io gli ho messo il beccuccio, questo qui un po' più grande. Però in realtà nella confezione c'è anche il diffusore fatto in questo modo e c'è anche il beccuccio più piccolo. Sì, hanno proprio dei pack bellissimi e anche in questo caso ci sono sempre i Pro Gloss, quindi praticamente tutti i prodotti della linea sono arricchiti con questi oli per garantire la morbidezza e la lucentezza dei capelli. Poi comunque vi lascio nell'info box il link diretto così potete vedere meglio i prodotti, però devo dire che anche il phon mi è piaciuto tantissimo perché asciuga molto molto velocemente. E sapete che è una cosa che con l'extension è sempre problematica perché assorbono tantissimo l'acqua, quindi quando trovo qualcosa che mi permette di risparmiare tempo e asciugarli un po' più velocemente è sempre il top. Altra nota positiva è super 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 silenzioso, considerate che quando mi sto asciugando i capelli non scappa neanche Moiki, che di solito invece ha sempre paura di queste cose, e per di più ha lo ionizzatore con doppia regolazione negativa per capelli comunque lisci e lucenti, e invece positiva per dare volume e morbidezza ai capelli. Insomma, comunque vi lascio tutto nell'info box così potete andare nel dettaglio a vedere le caratteristiche di tutti i prodotti. E sì, mi sono messa rossetta e mi sono dimenticata di dirvi qual è di nuovo. Ma in realtà dovreste già conoscerlo perché appunto lo utilizzo da tantissimi anni. È l'Huda Beauty Liquid Matte. L'ho già ricomprato infinite volte e il colore che preferisco è Muse. Sì, tra l'altro scusatemi se tremo un pochino nelle inquadrature oggi, però non potete capire, sto facendo finta di niente da quando ho iniziato il vlog, ma sono letteralmente distrutta perché, sì, voi l'avrete già visto ora che uscirà questo vlog. Ieri sono stata a Milano, per voi probabilmente sarà l'altro ieri, perché questa settimana ho in mente tantissimi video di cui sono super contenta e probabilmente è possibile che io li pubblichi prima di questo vlog, ma va bene, questi erano dettagli. Sono stata a fare la prova, la lezione di pole dance e rispetto a quando ho fatto danza mi fanno male dei muscoli di nuovo che non pensavo nemmeno di avere, nonostante, beh, non sono più allenatissima ultimamente. Sono diventata un pochino più pigra in quel senso, quindi sicuramente non sono allenata come mesi fa, però tipo cioè le gambe non tanto, ma le braccia. Ho dei punti, stamattina non riuscivo neanche ad agganciare il reggiseno quando mi sono svegliata, cioè, e a vestirmi e lavarmi, non lo so. Quindi se mi vedete un po' tremolante, cercherò di posizionarvi il più possibile in modo da non tenere la videocamera in questo modo, perché mi rendo conto che il braccio oggi non ce la può fare. E poi in realtà il fatto che io abbia iniziato questo vlog tardissimo è proprio dovuto al fatto che stamattina, prima di cominciarlo, perché considerate che adesso è già passata l'ora di pranzo, ho mangiato alla super veloce proprio qualcosina, ma non avendo tantissimo tempo, non sono stata lì più di tanto ad impazzire perché appunto stamattina ho preferito, prima di fare qualunque altra cosa, mettermi a montare il video della pole dance, un po' perché ero curiosa di vedere come fosse venuto e mi piace tantissimo. Adesso si sta esportando, lo caricherò poi appunto in modo da pubblicarlo domani, anche perché probabilmente poi non avrei più avuto tempo di editarlo, visto che domani sarò di nuovo non a Como, ma comunque in zona, perché ritornerò a Milano per registrare un altro video. Ma sono tutte cose che in realtà
probabilmente ora che uscirà questo vlog voi avrete già visto. Era solo per dirvi che rispetto al solito è veramente piuttosto tardi oggi, però il resto della giornata sono tranquilla, ho finito tutto e quindi potremo passarlo insieme. In ogni caso adesso usciamo immediatamente perché ho appuntamento con i miei genitori. In realtà penso che mia mamma abbia poi un altro appuntamento, quindi non si fermerà con noi per tutto il pomeriggio. E invece io rimarrò con mio papà perché così andiamo a fare un paio di regali. Mi ha chiesto consiglio, questa cosa mi gasa sempre tantissimo perché sono diventata ormai non solo per i miei ma anche per i miei amici tipo l'esperta dei regali. Mi piace troppo fare regali, questa cosa negli anni, l'avete capita, cioè sto proprio lì a studiarmeli, a pensarci, e molto spesso sembrerebbe che porti i suoi frutti, cioè di solito mi sembra che chi li riceve sia contento, quindi aiuterò mio papà a fare quello e in cambio ne approfitterò per farmi aiutare perché devo prendere sabbietta, pellet, un po' di robe per la casa, tutte super pesanti, devo andare a ritirare 2 pacchi di Amazon che di nuovo sono super pesanti. Quindi insomma per la prima parte del pomeriggio faremo più o meno queste cose. E poi se ci avanza del tempo, cosa che mi auguro vivamente, comunque vorrei anche montare la cuccetta per i gatti, questa qui che avevo preso all'IKEA, di cui vi parlavo anche nell'altro vlog e sicuramente nelle stories. Comunque dipende tutto da quanto impiegheremo, perché vorrei anche, visto che il pacco di Amazon che andremo a ritirare dovrebbe contenere tra le varie cose anche gli appendini che avevo preso su consiglio di Elena, quindi della ragazza che è venuta a aiutarmi a sistemare, anzi che è venuta a sistemare il guardaroba, vorrei riuscire poi a fare anche quella cosa, quindi a fare quel cambio, insomma. Vediamo un attimo perché sapete che durante le feste c'è sempre il delirio in giro e quindi diventa molto difficile calcolare in anteprima quali saranno i tempi per realizzare le cose. Sì, tempo permettendo volevamo anche fare un giretto ai mercatini di Natale, ma direi che visto che piove e non accenna a migliorare, mi sa che per oggi quello salta. Sì, non so neanche se dovrei raccontarvela o no questa cosa perché mi vergogno di me stessa, quindi cioè vi autorizzo a prendermi in giro, però non riuscivo neanche più a guidare, per quanto male, ma proprio nella zona diciamo delle spalle, delle braccia, non so spiegarvi, quindi alla fine sta guidando mio papà. Tra l'altro non so neanche cosa facciamo, andiamo prima per i regali, andiamo prima al negozio di animali. Sì, andiamo prima al negozio di animali. Andiamo prima lì, vero, che siamo qua in zona. Cioè, togliamoci le commissioni, poi i regali li facciamo per ultimi, sì. Quindi prima tappa negozio di animali, meno male che c'è lui perché anche la sabbietta è sempre pesantissima e non so oggi come avrei fatto a caricarla, oggi sarei stata in seria difficoltà. C'è questo tiragraffi che è tipo quello che ho preso a loro, però sembra molto più gigante, molto più robusto. Oltretutto c'è anche questa cosina che è quella che di solito usa Moiki per dondolarsi e mi piace tanto anche questo qui. Però purtroppo non ha quella parte, quindi non credo che Moiki lo apprezzerebbe. Comunque sabbietta trovata, devo solo ricordarmi poi di prenderla su internet perché così mi arriva direttamente a casa, ma anche stavolta mi sono dimenticata, mi sono organizzata con i croccantini ma con la sabbietta no. Il fatto che c'era mio papà, devo dirvi che sta facendo fatica anche lui, ma è perché ne ho approfittato e ne abbiamo presi 4 sacchetti, così ne ho per un po', perché questa è abbastanza costosa rispetto ad altre ma dura anche il triplo. Per fortuna mi sono ricordata che mancavano anche questi. Missione sabbietta compiuta, adesso invece ci spostiamo verso la CIDAC e verso il corriere, e non ve l'ho ancora detto ma in realtà dal corriere devo ritirare tra le varie cose anche un pacchettino che è un auto regalo di Natale, quindi poi se vi ricordate fatemi sapere se anche quest'anno come l'anno scorso volete vedere prima di Natale, quindi direttamente la prossima settimana, direi sì perché è vero, non ci avevo ancora pensato, ma oggi manca una settimana esatta alla vigilia di Natale, cioè non so se essere contenta perché questo periodo è talmente magico che mi piacerebbe che non finisse mai, o essere, cioè appunto sì, non so se essere contenta o essere anche un pochino dispiaciuta, ma non ci penserei in questo momento. Quello che volevo dirvi appunto, fatemi sapere se poi volete vedere anche il video degli autoregali, perché quest'anno mi sono fatta degli autoregali super super carini e tranne uno che ho già iniziato ad utilizzarlo, tutti gli altri
li ho ancora lasciati impacchettati, quindi se vi va poi li scartiamo insieme. Tra l'altro nel vlog di settimana scorsa mi avete chiesto dove prendo questi cosini, che tra l'altro devo ricomprare perché li ho quasi finiti, e io li trovo esattamente qui dove ci sono i cereali. Non so dirvi se ci siano anche da Carrefour, devo controllare. Intanto stiamo prendendo già un po' di pellet anche qui alla Shidak. Penso che poi però la scorta definitiva la faremo al self. Ma anche questo non è niente male in realtà. E anche qui alla Shidak abbiamo fatto. Adesso prossima tappa andremo al self a prendere i pellet. E poi passeremo a casa a scaricare tutto. E così ci possiamo poi dedicare alle cose più belle, tipo andare a fare i regali. Comunque si vede proprio che sta per arrivare il Natale, perché c'è in giro tantissima gente, tipo che di solito questo qui è uno dei miei orari tattici per venire alla Cidac. Invece non tanto nel parcheggio ma sopra c'è veramente tantissima gente, si respira proprio il clima natalizio, è incredibile. Sono adesso le 4:25, quindi qualcosa mi dice che non riuscirò ad avere il tempo, a meno che non mi metta dopo cena, ma devo capire, perché ve l'ho detto che domani sarò a Milano, quindi devo anche preparare delle cosine. Però comunque adesso siamo tornati a casa, così mio papà mi ha aiutata a scaricare tutte le varie cose e finalmente ora possiamo ripartire alla ricerca dei regali, quindi la parte migliore del pomeriggio. E poi in base a quando finiremo vedremo se riuscirò a fare anche le altre cosine che volevo fare. Tanto sicuramente ci rivediamo almeno tra un paio d'ore minimo. Sì, mi sa che mentre ero via è decisamente arrivato il corriere, come se non avessi ritirato già abbastanza pacchettini oggi. Però fantastica questa cosa da una parte, perché credo sia un pacchettino di Wish, quindi mi è quasi di nuovo arrivato tutto l'ordine, perciò spero di registrare il video già prima di Natale. Credo proprio che la questione tiragrafi eccetera sarà rimandata, però siamo riusciti a fare tutto. L'unica cosa che mi è venuta in mente è che oggi volevo al negozio di animali prendere... Ciao Mikey. Sì, proprio al negozio vostro. Dove vai? Dove vai amore? Volevo prendergli un cuscino che fosse della dimensione giusta, insomma, per stare all'interno della cuccia, ma mi sono totalmente dimenticata, quindi a questo punto, amore, probabilmente domani, se la mamma ha tempo, va direttamente all'IKEA, perché si vede che è un segno che devo prendervelo lì. E poi a quel punto monteremo il tutto e al massimo vi aggiornerò nelle stories, perché non ho idea quando riuscirò a vloggare di qui alla vigilia di Natale, perciò insomma nel caso vi aggiorno su Instagram. Stavo sistemando due cose qui al computer per il video di domani e ho appena ritrovato, pensavo di averli cancellati e di essermi totalmente dimenticata settimana scorsa di dirvelo, però ho appena ritrovato tutti i bloopers che avevo tenuto dell'intervista doppia con Baso. Cioè io per ovvi motivi tendo a eliminarli piano piano, i video, i file insomma dei video, perché sennò sarebbe impossibile, considerate che ne ho caricati circa 2000 da quando ho aperto il canale, a parte che poi ho anche cambiato computer più di una volta, ma comunque sarebbe stato impossibile tenere tutti i file. Però in questo caso secondo me i bloopers volevo metterli alla fine del video, poi tra una cosa e l'altra non lo so, non li avevo usati. A questo punto, prima di cancellarli definitivamente, ve li metto qua. Avvocato, ma che domande sono? Però dovevo farlo. Era venuto bene. È venuto male. Perché? Come posso non ridere, dimmi? Ridi, come posso non ridere? Sì, tra l'altro, a parte il fatto che chi mi segue su Instagram Stories magari se lo ricorda, nei giorni prima, quindi prima di registrarla, mi ero tipo gasata tantissimo di aver comprato green screen per fare un'intervista super professional, e poi non so se avete appena visto, ma nelle clip praticamente lo sfondo erano semplicemente due cartoncini tenuti insieme dallo scotch contro il muro, che poi una volta editato il video mettendo insomma i bordini eccetera non si vedevano più. Però è successo praticamente anche questa cosa, mi sono totalmente dimenticata di raccontarvela. Ho ordinato il green screen, il problema è che ho ordinato solo il telo verde e non tutta la struttura, c'era proprio scritto da ordinare con disegno della struttura
e disegno delle mollette da metterci. Ovviamente io ho preso solo il telo, perciò quando è arrivato ed è stato il momento di montarlo mi sono accorta che mancavano dei pezzi, quindi alla fine ho usato questi cartoncini giganti e vabbè, l'effetto era simile, comunque nessuno secondo me se n'era accorto fino adesso. Poi una cosa che non vi avevo detto quel giorno, mi sono dimenticata anche nell'altro vlog perché qualcuno di voi forse me l'aveva scritto nei commenti, me l'aveva chiesto, assolutamente sì, c'era con noi anche l'attuale ragazza di Baso che oltretutto è stata super top perché ci ha fatto lei le domande, poi io ho abbassato il volume della sua voce e l'ho sostituita con la voce di Gaia che per ovvi motivi logistici non riusciva ad essere qui con noi, ma mi aveva mandato appunto il file audio facendo le domande che poi avete sentito, quindi sì, c'era anche lei. E a proposito di domande, in realtà ce n'era anche una, questa qui non è un bloopers ma è proprio un pezzo di video che poi ho deciso io di non montare, anche qualcuno di quelli che avete appena visto, però questa è proprio una risposta che alla fine non ho montato io, però posso farvela sentire adesso, direi, prima di cancellarla. La domanda era tipo, pensate di tornare insieme, avete intenzione di rimettervi insieme, una cosa simile, e la risposta è stata questa. Ma è una domanda che sinceramente non ho mai pensato, cioè ad oggi direi no, perché sono tranquilla e felice nel mio stato attuale, però cioè mai dire mai. Ma non so, nella vita mai dire mai, per ora no, il futuro boh, è incerto, non so, è una frase fatta però non so veramente cosa dire. Sì, poi prima mi sono totalmente dimenticata di farvi vedere che in realtà tra i vari pacchi che abbiamo ritirato dal corriere c'era appunto anche questo qui di Amazon con gli altri appendini che avevo ordinato quando c'era qui Elena, e che praticamente a differenza degli altri hanno appunto le mollettine, quelle che noi avevamo cercato di ricreare con le mollette Ikea che avevo già. Praticamente c'è una doppia molletta su ogni appendino, per il resto sono sempre in vellutino fatti uguali, e oltretutto si può regolare anche la posizione in cui metterle, quindi anche se ho gonne un pochino più strette o più grosse non ci dovrebbero essere problemi. Penso però che momentaneamente li trasporterò di sopra e poi tutti i vari cambiamenti li farò con calma dopo cena o eventualmente dopo domani, adesso vediamo. Anche di questi mi sa che alla fine vi aggiornerò nelle stories, anche perché adesso sono le 7:30 passate, sinceramente sto facendo riscaldare le verdure così preparo la cena. Oggi ve l'ho detto, avevo mangiato proprio un pranzo alla super veloce e non abbiamo neanche fatto merenda con mio papà, quindi sono super affamata. E in ogni caso non sono neanche sicura al 100% di mettermi a farlo dopo cena, perché vorrei iniziare questo libro che in realtà è il libro dell'oroscopo, sempre di Simon and the Star, che sapete è l'unico oroscopo che leggo, e quest'anno ho deciso di autoregalarmelo, quindi sì, questo sarà un altro degli autoregali di Natale che probabilmente in verità avrò già utilizzato quando registrerò il video, però non riesco a resistere. Cioè io non leggo quasi nessun oroscopo, però lui me l'avevate consigliato voi ed effettivamente erano forse 3 anni fa ormai, e effettivamente lo leggo poi ogni settimana. L'anno scorso non so se vi ricordate ma ero tristissima che non aveste fatto il libro, quest'anno l'ha rifatto e quindi l'ho preso subito. Verdurine e patate pronte, quindi buon appetito. È il momento di impostare la sveglia, anche se vorrei metterla addirittura prima, perché non so se in video rende ma la situazione meteo attuale è abbastanza preoccupante. Sapete che qui da me non c'è quasi mai la nebbia e quindi quando il cielo è così non promette niente di buono per il giorno dopo. Quindi in realtà non so neanche bene cosa aspettarmi per il viaggio di domani, però prima mi sveglio meglio è. Adesso per ora la lascio alle 5:30, poi ci penso. Sono già pronta con il libro, quindi sì, non farò nulla delle cose che mi ero prefissata, cioè perlomeno non sistemerò l'armadio adesso. Ho anche iniziato a dare una mini sbirciatina e volevo solo leggervi questa frase perché riassume quello che io cerco di spiegare ogni volta. Lo ripeto ancora una volta: il disordine che ti manda fuori di testa non è quello dei calzini spaiati, e ne abbiamo avuto la conferma sempre. Quello ti lascia pressoché indifferente. Non è il disordine delle cose fatte come viene, senza logica, in modo improvvisato,
è il disordine di chi non ha il senso del proprio ruolo e non si prende le proprie responsabilità, perché nella tua equazione di vita l'ordine associato all'impegno produce risultato. Questo è quando io cerco di dirvi, anche se sono della Vergine, anche se tutti dicono che dovrei essere precisa, lo sono solo su alcune cose, ma non sull'armadio. Vabbè, adesso poi continuerò a leggere, partirò dal mio segno, ma come tutte le volte alla fine lo leggerò tutto, perché poi vado a sbirciare segni di amici, parenti, cioè guardo gli oroscopi anche delle mie amiche a cui non frega nulla, però alla fine si appassionano e vogliono sapere come va avanti, insomma tutti gli anni la stessa cosa. Tra l'altro non so se avete notato, sì credo che l'abbiate notato, comunque oggi sono già struccata proprio perché appunto dovrò svegliarmi presto, quindi cercherò anche di leggere il minor numero di pagine possibili e poi mi fionderò a letto. Abbandoniamo però per un attimo il libro ed è il momento, 3, 2, 1 e buonanotte, a domani!